In questa seconda metà di febbraio i mercati azionari hanno recuperato buona parte del terreno perso nel corso della prima parte del mese. Soprattutto il mercato americano ha recuperato quasi 2/3 dei ribassi di inizio mese. Europa e Giappone sono rimasti un po' più indietro, complice anche il rafforzamento delle proprie valute nei confronti del dollaro soprattutto, cosa che penalizza al margine un po' le esportazioni. Il cardine principale del recupero dei mercati azionari è stato l'assestamento del rialzo dei tassi di interesse. Il Treasury americano è arrivato a un rendimento del 3%, che rappresenta una soglia psicologica e tecnica, che solo eventuali dati sull'inflazione particolarmente tonica potrebbero far superare nel breve. Il mercato del credito è rimasto molto più composto in questo senso. Gli spread, delle obbligazioni societarie rispetto a quelle governative si sono allargate, ma in misura molto marginale. Sintomo questo che il movimento sul mercato azionario è stato determinato in buona parte anche da caratteristiche, da situazioni tecniche come vendite da programmi quantitativi e ricoperture relative al corto sulla volatilità che c'è stato nei trimestri precedenti. Il dollaro in questa fase si è marginalmente rafforzato, e ha mostrato la sua caratteristica di valuta rifugio nei momenti di turbolenza. I nostri portafogli in questo contesto rimangono costruttivi, soprattutto in considerazione del fatto che la crescita rimane solida e sincronizzata sostanzialmente in tutte le principali aree geografiche. I profitti aziendali sono visti in ulteriore progresso, e questo ci permette di avere un atteggiamento ancora costruttivo per quanto riguarda l'asset class azionaria. Rimaniamo con un posizionamento un po' sottopeso per quanto riguarda gli Stati Uniti, area in cui le valutazioni sono in linea o al di sopra delle medie storiche. Abbiamo invece un atteggiamento più costruttivo sull'Europa, sul Giappone, sugli emergenti, in considerazione sia dei tassi di crescita che degli indicatori di anticipatori sulle fiducie di imprese e consumatori e soprattutto anche per le valutazioni. Per quanto riguarda invece il mondo obbligazionario, rimaniamo con un atteggiamento molto molto cauto. Abbiamo un po' di esposizione obbligazionaria nei paesi emergenti, dove i rendimenti reali rimangono positivi e interessanti e dove i fondamentali sono molto più solidi rispetto agli anni passati. Un po' di esposizione la manteniamo anche in alcuni comparti a tasso variabile, dove questo tipo di attività permette di attutire meglio il percorso di rialzo dei tassi, che seppur graduale, auspicabilmente graduale in futuro, comunque sarà presente con noi per molto tempo. Completiamo i portafogli con una discreta, una buona quantità di programmi alternativi che ricercano driver di performance meno o poco correlati rispetto alle asset class tradizionali. Infine, una certa quantità di cash nei portafogli, è oggi consigliabile, in quanto soprattutto in queste fasi di rialzo dei tassi, il cash rappresenta una vera e propria attività di investimento.